Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: insulto personale da parte di una ragazza, lei risponde a tono, anche a distanza di anni il suo carattere focoso non smette di intrattenere. Il mondo della televisione sa essere tumultuoso, tanto di fronte alle telecamere quanto dietro le quinte, ed è da sempre popolato di personaggi che fanno spettacolo anche per il loro carattere sopra le righe. Uno di questi personaggi è senza ombra di dubbio Mara Maionchi. La produttrice, figura iconica del mondo della televisione, è di nuovo al centro di una discussione proprio a causa, o per merito, di una sfuriata clamorosa. L'artista, conosciuta dal grande pubblico anche grazie alla sua storica posizione di giudice di X Factor, ruolo che ha ricoperto per anni, ha rivelato alcuni retroscena del programma e del suo approccio ai provini in un'intervista recente. Nonostante il tono apparentemente furioso, il suo aneddoto non riesce a non strappare una risata, proprio a causa delle circostanze in cui è avvenuto, vediamo più nel dettaglio cos'è successo. Impossibile trattenere gli insulti, Mara arrabbiatissima. Mara Maionchi torna a far parlare di sé e lo fa con il tono che da sempre la contraddistingue, irriverente e privo di censure. A differenza di altri giudici di X Factor che in questi giorni non godono esattamente di grande popolarità, ebbene sì, Morgan, stiamo guardando te, la produttrice musicale è sempre rimasta nelle grazie del pubblico, merito anche dell'evidenza della sua facciata, che nasconde palesemente un carattere paziente e intenzionato a migliorare i giovani artisti. È stata proprio questa sua tendenza a non limitare il proprio carattere a farle ottenere il posto di giudice a X Factor, lo ha rivelato lei stessa, spiegando che quel ruolo non le era stato garantito e che anzi, per ottenerlo ha dovuto passare lei stessa una fase di selezione preliminare, durante la quale non è riuscita a trattenere una risposta decisamente piccata. In un'ospitata a Porecast, il podcast spettacolo teatrale del comico Giacomo Poretti, un terzo del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, Mara ha svelato i retroscena del provino. Selezionata in un gruppo di 12 persone, non ha purtroppo rivelato chi fossero gli altri candidati, le è stato chiesto di sottoporsi ad una prova di giudizio con una ragazza. Avrai tirato 3 cazzo, 2 merda e t'avran preso, ha ironizzato Poretti. Mara, battendo le mani, ha risposto, applaudo perché è vero. La ragazza provinata infatti aveva esordito dicendo che avrebbe cantato un brano di una cantante americana che era certa nessuno avrebbe riconosciuto, peccato che si trattasse di un brano della famosissima Janis Joplin. Finisce e le dico, senti, testa di cazzo, come ti permetti? Bastò quello perché la regia decidesse che lei sarebbe stata la persona perfetta per il programma. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.